Voglio solo poter lavorare, trovare un lavoro e non dover andare a rubare e dire grazie a chi? Grazie a chi? Che si sta meglio dietro le sbarre tra po' che qua in mezzo alle piazze. E il governo dove cazzo sta? Noi siamo qui oggi perché vogliamo che il prefetto, come dire, si faccia portavoce presso il Ministero dello Sviluppo Economico, perché è da aprile che non abbiamo più notizie dal Ministero dello Sviluppo Economico. Abbiamo fatto un incontro in videocollegamento con il MISE, con tutti i soggetti, con la UIRP, con l'Embraco, con Invitalia a inizio aprile. A quel tavolo, diciamo virtuale, l'impegno era di rivedersi dopo una settimana. Siamo al 23 di giugno, non si è visto nessuno. Siamo riusciti finalmente a togliere questa azienda da queste mani di questi, io devo dirlo proprio, lestofanti, perché questi sono lestofanti. Automaticamente da oggi in avanti bisogna costruire un percorso dove attraverso le politiche attive, ma quelle reali in base esigenziale del mercato, bisogna cominciare a ricollocare pian piano i lavoratori. A breve ci sono 47 giorni di tempo. Abbiamo un decreto Genova e cominciamo a trattare e discutere, perché sennò qua è finita. Ci sono 407 famiglie e la cosa è gravissima. Ci hanno preso in giro e non vogliamo più parole, vogliamo fatti concreti. Adesso basta delle parole che tutti si fanno, si sciacquano la bocca, dai, con le parole dei lavoratori. C'è il dubbio che la Whirlpool li ha cercati questi qua, perché loro avevano assunto un'azienda che trovava queste aziende da reindustrializzare e hanno trovato questa Ventures, ma questa Ventures è una startup e quindi è chiaro che c'è in mezzo anche la Whirlpool. E lì anche il ministero, che ha ballato che questi erano ottimi reindustrializzatori, questi della Ventures, hanno una loro responsabilità. Oltre ai 100 tavoli di trattative che c'erano al MISE, bisogna mettere in conto tutto quello che arriva. Già non ce la facevamo prima a stargli dietro a queste cose, figuratevi adesso. È perché è la solita cosa, questa torta è stata divisa tra tanti enti, tante istituzioni qua là, e nessuno con la burocrazia mai si è interessato, perché bastava andare a controllare chi erano questi. Arrivo qui molto più screditato, perché la politica e le istituzioni ricevono un duro colpo da questo evento, che peraltro i lavoratori avevano già urlato nei mesi scorsi, e io da uomo delle istituzioni, fiducioso del controllo, del presidio e dell'accompagnamento da parte di governo, appunto, e istituzioni, MISE e Invitalia, ho sempre cercato di capire e approfondire quale fosse i motivi per cui ci si trovasse in questa situazione. E oggi bisogna dire che, se le indagini saranno confermate, le accuse saranno confermate, che avevano nuovamente ragione i lavoratori, e questo getta veramente un discredito fastidioso e che mi amareggia molto sulle istituzioni che io rappresento.